Thank you. Buongiorno a tutti, chiedo scusa, ho la voce un po' bassa, sono un po' influenzato. Abbiamo visto l'apparizione a Maria Maddalena e Giovanni non ci, non ci dice qual è stata la reazione dei discepoli, altri Vangeli invece ci parlano di una certa incredulità. E siamo nella, nello stesso giorno, ecco, il primo dopo il sabato, cioè per noi la domenica e per i, e per i giudei il primo giorno della settimana, il, sab, il sabato chiudeva la settimana. Leggiamo, essendo poi la sera di quel giorno, il primo dopo il sabato, Mentre erano chiuse le porte del luogo dove erano i discepoli per paura dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e dice loro, pace a voi. Ecco, le, le porte erano chiuse, quindi Gesù entra a porte chiuse, ecco, in modo misterioso. Ecco, cosa, cosa possiamo sapere del corpo? Eh, alla resurrezione. Eh, come dice San Paolo, si, ne, si semina carnale e risorge spirituale, però Gesù appare con un corpo di carne e non è solo entrare in, in una casa che aveva le porte chiuse, eh, che vuol dire. Che il corpo risorto non è più vincolato, non è più costretto dalle leggi fisiche, ma il Signore aveva detto: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Quindi, eh, il corpo risorto di Gesù, Gesù risorto, può anche salire al Padre. Ecco, e questo ci fa ci fa pensare cosa sarà per noi alla risurrezione, però eh, anche qui i Vangeli ci, ci spiegano quando Gesù dice che saranno come gli angeli del cielo, ecco. e, saremo come angeli, quindi l'angelo si può spostare da un luogo all'altro in una frazione di secondo, adesso lo dico così, ma eh, alla risurrezione saremmo esseri spirituali, però, come dice tutta la traduzione ebraica antica dell'Antico Testamento, solo gli ebrei, tra tutte le religioni, pensavano anche alla risurrezione del corpo, Spirito, anima e corpo sono i tre elementi che compongono l'essere umano e tutto viene salvato. E, e perciò, questa apparizione di Gesù ci, ci fa vedere un po' anche come sarà per noi se avremo la risurrezione. Ecco, l'augurio. La, Pace a voi è l'augurio eh, convenzionale che si danno i giudei anche oggi. Eh, shalom Lakem, pace a voi, oppure shalom Lechha, pace a te. Eh, eh, però eh, certamente in bocca a Gesù in questo momento. Così importante dell'apparizione, questo pace a voi assume un significato molto più profondo e spirituale. Potete vedere la nota. Shalom Lachem, pace a voi! In bocca a Gesù assume questo saluto un significato più profondo del semplice augurio ebraico. Gesù l'aveva detto al capitolo 14, al versetto 27, e diceva, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Ecco. E, e quindi è una pace sovrannaturale che viene da Dio. Ne parleremo un po' negli spunti. Continuiamo la lettura, e detto questo, mostrò loro le mani e il costato e gioirono i discepoli a vedere il Signore. Gesù, oltre che a farsi vedere vivo e con il suo corpo, fa loro vedere i segni della, della crocifissione, della sua passione. Eh, la ferita del costato e il segno dei chiodi nelle mani vuol dire che era proprio lui non ci sono più dubbi ecco queste cose sono raccontate anche per noi perché eh, nessuno possa dire che era un'apparizione così mh, una, una visione oppure che era un fantasma come si dicono che pensavano i discepoli appena lo hanno visto in un altro Vangelo. e No, era proprio lui, con i segni dei chiodi, col suo corpo, anche se entra a porte chiuse e anche se salirà al Padre. Ora è il, il Gesù glorificato. E c'è una grande gioia dei discepoli. A vedere il Signore, anche questo Gesù l'aveva detto nel Testamento. Andiamo a leggere eh, perché è, è molto importante la predizione di questa gioia nel Testamento. Gesù l'aveva predetto, aveva prefigurato questa gioia eh, grandissima, ecco, eh, dei discepoli. Che vediamo oggi che gioiscono tutti insieme quando capico, capiscono che è proprio lui. E dice con una metafora: la donna quando partorisce, afflitta perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuta al mondo un uomo. E poi dice: Così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia in quel giorno non mi domanterete più nulla in verità in verità vi dico se chiederete qualcosa al padre nel mio nome egli ve la darà finora non avete chiesto nulla nel mio nome chiedete otterrete perché la vostra gioia sia piena la gioia piena, parla il Signore. Poi dice, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Il momento è arrivato. Vedete Giovanni come ci tiene a, a fare delle allusioni volute ecco, a parole che Gesù aveva già detto, già, aveva già predetto. Continuiamo. A leggere versetto 21 allora Gesù disse di loro di nuovo pace a voi come il padre ha mandato me anch'io mando voi ecco c'è una ripeti ripetizione di questo augurio pace a voi e, però nella seconda volta Gesù lo fa una correlazione con il mandato. Ecco, il padre ha mandato il figlio, ma il figlio manda i discepoli. È una, è una frase importantissima, perché cosa vuol dire? Che, che Gesù sale al padre e non sarà più eh, fisicamente insieme ai suoi discepoli, ma sono loro che devono continuare il suo ministero. E questa è una cosa, una cosa strabiliante perché, perché Gesù non fa tutto da solo, vuole coinvolgerci, Dio vuole coinvolgerci nel suo disegno di salvezza anche noi, anche i discepoli prima e poi tutta la Chiesa. Il, il progetto della salvezza Ora è affidato a uomini. E... e continuiamo, versetto 22. Detto questo, insufflò e dice loro: ricevete lo Spirito Santo. A chiunque rimetterete i peccati, sono a loro rimessi. E a chi non li rimetterete, rimangono non rimessi. Gesù insufflò, ecco, questo, questo verbo e anche la, la sua forma verbale lo troviamo nel racconto della creazione. Nella Bibbia greca c'è la mesesima espressione, enephisisen, e quando, quando il Signore crea l'uomo, Genesi 2,7 dice: insufflò nelle sue narici, nelle narici dell'uomo, un, un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Però qua c'è qualcos'altro. Ecco, allora c'era questo soffio di Dio che crea la vita. E qui c'è un altro soffio, quello di Cristo, che manda lo Spirito Santo. San Paolo ci dice che il momento che viviamo noi è un momento in cui c'è una nuova creazione. L'uomo quando nasce è incompiuto e bisogna portarlo a compimento. Eh, per fargli ritrovare quell'immagine di Dio che aveva perduto attraverso l'opera dello Spirito Santo che riplasma l'uomo e lo riporta appunto alla somiglianza di Dio che poi arriverà lo Spirito Santo nella Pentecoste dove è raccontato è raccontata la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. Ecco, lo Spirito Santo è indispensabile per quelli che sono stati mandati da Gesù. Senza lo Spirito Santo non si può fare nulla, perché è sempre Gesù che agisce nei Suoi fedeli, nei Suoi discepoli genuini. E quindi in noi. Si realizza la storia della salvezza nella mediazione dello Spirito Santo. A chiunque rimetterete i peccati sono a loro rimessi e a chi non li rimetterete rimangono non rimessi. Ecco, la, la missione qual è? Quella di dare la salvezza attraverso la, la remissione dei peccati, come dice nel suo cantico Zaccaria, per dare loro la conoscenza della salvezza nella remissione dei loro peccati. Ecco, per noi la salvezza è quella. Dio vuole andare alla radice del problema umano. Certo, ci sono anche tante altre cose, tante ingiustizie nel mondo, totalitarismi, guerre, uccisioni, stragi. Tutto quello che vogliamo, ma la radice del problema è il peccato, il peccato mio e il peccato di tutti gli altri. Eh, quindi il Signore ha, pre ha previsto una salvezza che mira all'individuo e poi alla collettività. Ecco, ognuno di noi deve accettare se vuole questo tipo di salvezza e alla chiesa è stato dato un potere enorme perché quando in un racconto dei vangeli c'era quel paralitico che viene calato dal tetto e il signore gli dice non gli dice eh, sei guarito gli dice ti sono rimessi i tuoi peccati e in quel momento lì tutta, tutta la gente che era nella casa si scandalizza e dice ma chi può rimettere i peccati se non Dio solo? E, e avevano ragione. Ecco però qui adesso questo potere, che è il potere più grande che ha la Chiesa, è stato dato a uomini. E poi ne parleremo anche negli spunti della... Confessione auricolare, ecco che è molto importante, e la facciamo solo noi cattolici. E, e poi c'è anche la, la facoltà di non rimetterli. Il ministro può anche dire: No, non posso assolverti. La Chiesa antica lo facevano, comunque ne parleremo dopo. Il primo spunto eh, vorrei. Eh, riprendere quell'augurio quel di Gesù, Shalom Lachem, pace a voi, abbiamo detto che eh, indubbiamente eh, è un augurio che non è solo il buongiorno, ecco, è un augurio eh, che, che implica un qualcosa di sovrannaturale. Eh, la pace di Dio non è la pace degli uomini. Ecco. La, la pace degli uomini si basa sulla forza, la pax romana, ecco. quando tu hai soggettato tutti c'è la pace, eh, oppure la, la corsa agli armamenti, la guerra fredda che c'è anche oggi, quando i due contendenti hanno paura a confrontarsi perché sarebbe un disastro, una guerra nucleare. Allora c'è una pace che viene dal terrore, una pace apparente. E così anche nei rapporti tra gli uomini, ecco, ci sono sempre dei rapporti di forza e non c'è mai una pace vera, ecco, la pace vera la troviamo in Cristo. Quando dice vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, eh, Gesù ci intende a precisare. E questa pace per noi cristiani viene anche dalla risurrezione. Perché? Perché in fondo, ecco, anche quando le cose vanno male, noi cristiani abbiamo sempre la prospettiva della risurrezione dove non andrà perso nulla. Gesù ce l'ha detto, perfino i capelli del vostro capo sono contati. Quindi ci deve essere, se c'è una vera fede nella risurrezione, ci deve essere nel fondo del cuore di tutti noi anche un senso di pace. Ecco, siamo in un mondo travagliato ma eh, non siamo cittadini del mondo. Eh, io vi ho trasferiti dal mondo, dice Gesù ai suoi discepoli. E la pace vera, quella spirituale, deriva anche dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è pace, benevolenza, gioia dice San Paolo nella lettera ai Galati e poi tante altre cose. Quindi il cristiano non deve avere risentimento verso alcuno. E San Francesco dice beati coloro che sopportano nella pace anche la tribolazione. Ecco, ma questa pace non è l'impassibilità. Come in, altre, come in altre religioni o filosofie, l'impassibilità può nascondere l'indifferenza e il menefreghismo. La pace cristiana, invece, è tutta un'altra cosa. La pace può, può contenere anche e soprattutto l'empatia dico empatia per dire un termine che comprendete, ma contiene l'amore verso il prossimo. Quindi, come dice San Paolo, dice per quello che sta a voi, siate in pace con tutti, è una pace che viene anche dall'amore verso il prossimo. Ecco, eh, la pace poi, si dice Gesù, che si può trasmettere se veramente ce l'abbiamo dentro, la possiamo anche trasmettere. Lo dice nel Vangelo di Luca, al capitolo decimo, e dice ai predicatori itineranti, dice, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti tornerà su di voi. Se c'è un figlio della pace, cioè se c'è una persona che, che spera ecco, di trovare la pace, eh, la pace scende su di lui. E se altrimenti rimane, è chiaro che ci deve essere anche un recettore in questa trasmissione io non posso trasmettere nulla se non ho un'antenna che riceve così anche nel ministero ecco però eh, do, tenete conto che il dato importante è che la pace si può trasmettere ecco poi il secondo spunto sulla confessione auricolare che è stata istituita da Cristo. Perché dico la confessione auricolare? Lo dico perché implicitamente la si ricava da questo passaggio. A chiunque rimetterete i peccati sono stati rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Allora come fa un prete a decidere di non rimettere i peccati a una persona se non li ha prima ascoltati, è chiaro che Gesù ci prescrive la confessione auric auricolare, anche se molti non la vogliono. Ah, ma ci penso io con Dio, dicono: no, se i peccati non li dice a un uomo, non li dice neanche a Dio. E questo è un ministero che ha istituito il Signore, ha dato la possibilità ai ministri di dare la soluzione dei peccati, l'ha voluto lui così, quindi bisogna fidarsi, non bisogna avere eh, dei pro, delle problematiche, ma io dal prete non ci vado perché devo dire le mie cose al prete, il prete è un ministro che fa le veci del Signore. E allora, se l'ha istituita il Signore, bisogna fidarsi, avere fiducia, avere fede. La fede è anche fiducia in Gesù. Così come quando andiamo ad assumere l'Eucarestia, l'ha istituita lui e quindi è finito. Bisogna, bisogna obbedire, bisogna crederci, bisogna abbandonarsi a quello che Gesù ha istituito, senza tirar fuori delle problematiche molto, molto spesso un po' sciocche e quindi eh, vediamo oggi nella chiesa che pochissimi vanno a confessarsi questo è gravissimo guardate che non andarsi a confessare eh, si, si annulla tutto il progetto di dio che come ho detto prima va alla radice del, del problema umano che è quello del peccato. La salvezza l'abbiamo dalla remissione, dal perdono dei nostri peccati, dal battesimo e da iniziare un cammino di una nuova vita, una vita nello Spirito Santo. Questo è il progetto di Dio, ma si parte dalla remissione dei peccati col battesimo. Parte tutto da lì. E quindi non c'è più salvezza se non c'è il peccato, non c'è più neanche la salvezza, anche la salvezza è annullata. Mi hanno detto dei sacerdoti che sono molto preoccupati perché nelle loro parrocchie, anche i cristiani non hanno più il senso del peccato, di ciò che è bene e ciò che è male, e pochi si confessano. Quindi, eh, come ho detto prima, Gesù è venuto per niente. Il suo sacrificio, se non ci confessiamo, se non usiamo i sacramenti che sono stati istituiti da Gesù, aboliamo tutto il progetto divino. Questo è gravissimo, ecco, io lo dico perché è una cosa, una cosa decisiva. Quindi dobbiamo recuperare il senso del peccato, fare introspezione. Mettersi in discussione di fronte a Dio e soprattutto, e soprattutto andare appunto a fare la confessione auricolare e abituarsi a chiedere scusa. C'era un prete che una volta ha detto, ma sapete perché Davide era grande nonostante i suoi peccati gravissimi, adulterio, omicidio. Era grande perché ha chiesto scusa. Eh, quella è quella la cosa importante. Tutti, li faccia, tutti noi facciamo dei peccati, ma l'importante è mettersi in discussione, guardarsi dentro e chiedere scusa. In questo sta la grandezza di Davide, del re Davide. L'ultima cosa attraverso la confessione, che dovrebbe essere almeno una volta al mese, come dice la Madonna, si rimane in grazia di Dio. Adesso i preti non lo dicono più, una volta i vecchi preti dicevano rimani in grazia di Dio. E questo è il segreto. Se rimaniamo in grazia di Dio, anche se muoio tra cinque minuti o domani o tra un mese, sono in grazia di Dio, non devo, non devo aver paura di nulla. Rimanere in grazia di Dio. Questo è l'augurio che faccio a tutti oggi. Pace e bene a tutti e buona giornata.